Siamo nel giardino dell'Abbazia di Vallombrosa, fondata nel lontanissimo 1058 insieme del Vescovo Emerito di Fiesole, Monsignor Luciano Giovannetti. È un piacere averla nostro ospite per raccontare i suoi 60 anni di sacerdozio, una tappa importante, lunga, una lunghissima storia nella vita della Chiesa. Sì, io ricordo con molta commozione l'inizio di questa storia, no? Anzitutto è la chiamata del Signore, sentita fin da bambino. Il Signore chiama quando vuole, e questa chiamata l'ho sentita che avevo 10 anni, e guardando all'esempio del mio parroco, Don Alcide Lazzari, medaglia d'oro al valore civile, il quale fu ucciso durante l'eccidio di Civita Chiana del 29 giugno 1944, e aveva detto a noi bambini: quando io morirò desidero che uno prenda il mio posto. E il suo gesto eroico, che offre la vita per la sua gente, mi ha colpito molto, e ho pensato: potrei essere io uno di coloro che prendono il suo posto. Allora avevo 10 anni, poi la cosa si è maturata attraverso la preghiera, la riflessione, il sostegno prima della famiglia, che è veramente il primo seminario, poi gli educatori del seminario di Arezzo, e finalmente il 15 giugno del 1957 sono diventato sacerdote. Era una mattina presto, allora le ordinazioni avvenivano la mattina alle 7, era il vescovo Monsignor Emanuele Mignone, il quale aveva 93 anni e quell'anno compiva il 70° di sacerdozio, e noi eravamo 7 giovani, i quali quel giorno abbiamo ricevuto per le sue mani l'ordinazione sacerdotale. Quindi, prima di tutto, il ricordo va a quel momento, a quella mattina, con tutto quello che comporta con sé quel ricordo. Io vorrei fare un passo indietro. Lei è nato a Civitella della Chiana, sì, no? E l'hai ricordato, non aveva ancora compiuto 10 anni, perché sì, è nato il 26 luglio, quindi mancava sì, un mese, no? E in quel terribile 29 giugno del 1944, dove 244 civili persero la vita, lei serviva la messa, era chierichetto, sì. E l'ha raccontato più volte, sì. E durante la celebrazione della messa si sentirono delle voci, delle urla, entrarono i soldati tedeschi con il mitra in mano, con le armi in mano, e fu un momento terribile. Sì. Ecco, il bambino Luciano, ricorda ancora i suoi sentimenti, il suo primo pensiero, immagino fu per la sua famiglia, per la mamma, la accompagnò a casa, no? Dove il babbo nel frattempo era scappato nei boschi. Sì, dunque si rimane bambini per tutta la vita, tutti. Il bambino non si può uccidere, che è in noi, quindi anche l'adulto rimane sempre bambino, no? Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, perché noi quando pensiamo a Gesù e celebriamo il Natale, lo vediamo bambino, non è che facciamo una commedia. Gesù è adulto, è colui che muore in croce, ma anche colui che è bambino, e rimane sempre bambino, quindi non si rimane sempre bambini. E questo bambino ricorda quello che allora è avvenuto, rimane indelebile. Io ricordo tutti i particolari di quel giorno, e nonostante che siano passati ormai tanti anni, anche risogno quello che avvenne in quella mattinata, sia nel momento in cui abbiamo capito che avveniva la strage, quando si sentivano gli spari in piazza, quando poi 4 tedeschi sono entrati in chiesa, 4 armati, poi se erano tedeschi non sappiamo, 4 persone armate, e quindi uno si è messo davanti all'altare e ha cominciato a gridare: tutti fuori, tutti fuori. E il nostro parroco diceva: sono io il responsabile dell'uccisione che era venuta di 3 tedeschi, e prendete me la presaglia. Quindi
Quindi sia quel momento lì, ma poi anche gli altri momenti di quella mattinata, perché io ho assistito a tutto l'eccidio, in quanto lungo avevano raccolto quelli che si trovavano in chiesa, quelli che uscivano dalle case, intorno alla grande cisterna che c'è nella piazza del nostro paese. Poi 5 a 5 li uccidevano lungo una piccola strada lungo le mura. E noi con la mamma, perché non si sapeva che i bambini e le donne li risparmiavano, e eravamo proprio dall'altra parte delle mura, in una macchia, c'è un bosco, e lì sentivamo tutta la strage. E poi si vedeva il paese che bruciava, quindi abbiamo assistito per alcune ore, ora tutta la strage. E a un certo punto hanno cominciato anche a rastrellare il bosco, quindi ci passavano le pallottole accanto, tant'è vero che noi eravamo sicuri di morire da un momento all'altro, e si diceva: come faranno a ritrovarci qui? No, il Signore ci dà sempre un pizzico di ironia anche nei momenti più tragici della vita. Quindi io ricordo quel momento, rimane indelebile, il momento della tragedia. Quest'anno abbiamo fatto con il bambino Gesù, l'ospedale del bambino Gesù, noi della Fondazione Giovanni Paolo II, una giornata di studio sui bambini siriani profughi in Libano. Il Libano ha 4 milioni di abitanti, 2 milioni di profughi, e noi assistiamo, un piccolo numero, sono 2.000 bambini. Di bambini, e si trattava di dare un supporto psicologico da parte dei medici dell'ospedale Bambino Gesù. Quindi abbiamo fatto una giornata di studio su bambini della Siria, e quando mi hanno chiesto l'intervento dico: anch'io sono uno di questi bambini, bambino siriano, perché ho fatto la medesima esperienza tragica. Ecco, non abbiamo avuto il supporto degli psichiatri, degli specialisti, però abbiamo avuto il supporto anche della famiglia e della solidarietà che ci fu nel nostro paese, anche nel coraggio, specialmente delle vedove, poi nell'affrontare il dopoguerra in un paese che aveva maggior numero di donne vedove, maggior numero di bambini orfani. Tanto anche la sua famiglia. Sì, anche la famiglia, sì, avevo 8 familiari uccisi, quindi. Questo, ecco, rimane un ricordo indelebile che si unisce anche al mio discorso della vocazione sacerdotale. E poi ne parleremo più là nella nostra conversazione, anche credo all'impegno nella Fondazione Giovanni Paolo II. Sì. Probabilmente i prodomi nascono proprio lì. Quindi il bambino Luciano, ecco, con questa esperienza terribile, così forte da non poter mai dimenticare per tanti tanti motivi, a poco matura questa vocazione e si avvicina al cammino sacerdotale. Sì. Ricordavamo poi il 15 giugno del 57, quindi giovanissimo, 23 anni, ancora non compiuti. Non ancora compiuti. Ci vuole il permesso di 15 mesi da parte della Santa Sede. Sempre precoce. Precoce. Perché ripercorre uno dei più giovani vescovi degli italiani, insomma, il più giovane rettore di seminario d'Italia, insomma, tante cose hanno avuto il suo primato. Sì, quando fu fatto rettore, siccome qualche duro del clero brontolava, e forse anche giustamente, perché avevo 29 anni, il seminario d'Arezzo era un seminario molto ampio, molto grande, e allora Monsignor Cioli, che era il nostro vescovo, quando nella messa mi presentò all'inizio dell'anno scolastico, disse: ma sapete che la giovinezza è una malattia dalla quale si guarisce presto? Purtroppo, purtroppo. Che ricordo ha del vescovo Mignone? Questo vescovo Mignone intanto venne ad Arezzo in una situazione difficile, perché il vescovo Volpi era dovuto partire di notte, praticamente nel 1919, il martedì di Pentecoste, quindi la situazione non era facile. E pensarono di mandare Mignone perché aveva le capacità, ma anche perché ormai aveva 56 anni ed era mingherlino,
E a Roma pensarono, vivrà un 10 anni, metterà le cose al posto. E gli dissero, fatti, ce le vada lì e metta le cose al posto. Lui era già vescovo a Volterra. Solamente che invece di 10 anni rimase ad Arezzo 42 anni. E le mise a posto. E le mise a posto. E aveva un grande fascino sia nel clero che nel popolo. E verso nel i popolo, giovani sacerdoti? Sì. Riusciva così ad avere questo fascino con la sua sapienza, con la sua bontà, con il suo sorriso. Tant'è vero che quando per le feste, e dopo il pontificale in Duomo, e veniva assediato dalla gente e c'era il gruppo di seminaristi che si chiamava del servizio del vescovo e cercavamo un po' da allontanarli perché insomma ci eravamo già stancati dalla lunga funzione. Si pensava ai nostri compagni che erano già a far festa in seminario e lui ci guardava e diceva ma se voi mandate via la gente quando ci esprime il suo affetto, la sua benevolenza, cosa farete se qualche volta non ci mostrerà l'affetto e la benevolenza? Quindi aveva questo grande fascino, aveva il vescovo Mignone di fronte al popolo e di fronte al clero. Ecco. Le sue omelie erano splendide, splendide, veramente. E quindi credo ha lasciato un ricordo indelebile, ecco, Monsignor Mignone. Il suo primo incarico come sacerdote fu a Laterina. Fu a Laterina, sì. Cioè, io dovevo andare a studiare a Roma diritto canonico. Ero già stato avvisato, avevano avvisato anche la mia famiglia, ma in quei giorni ha cambiato il vescovo nuovo, era Monsignor Ciodi. E la mattina del 20 luglio si va a fare gli esami di confessione e dopo gli esami di confessione noi sette si incontra con il vescovo, manda un fogliettino e mi disse tu andrai a fare il cappellano a Laterina perché la laurea in diritto canonico te la do io stamattina. Ad honoris causa. E quindi andai molto volentieri, certo, a Laterina, sia perché è una bella comunità, sia perché c'era anche il campo profughi. Ecco. A quel tempo erano ancora circa 2000 profughi che venivano dall'Istria, quindi pian piano andavano assottigliandosi. Sì, questa esperienza. Questa la sua vita è costellata, sì, di esperienze. Sì, dico subito, forse ne parleremo, che però quel campo profughi in confronto ai campi profughi che ho incontrato nel Medio Oriente era un albergo a 5 stelle, nonostante vedere la situazione del campo profughi di Laterina, insomma, c'era disagio, ma era messo abbastanza bene, insomma, per i tempi. Poi c'era anche una vita bella, c'era la cappella del campo, c'era la scuola, c'erano anche rapporti buoni con Laterina e poi via via trovavano una sistemazione anche in altri ambienti, però è chiaro, vivevano quel dramma di essere profughi dall'Istria, ecco. Lasciando le proprie terre e le proprie tradizioni, i propri affetti. Quindi. E il giovane Don Luciano? Sì, io ringrazio Dio di aver fatto quella prima esperienza anche con la cura particolare dei giovani. Questo era uno dei servizi riservati ai cappellani di allora, no? Quindi sono anni anche quelli che ricordo molto bene, furono 3 anni. E poi dal 57 al 60, al 60. No? Al 60. E poi io, quindi eravamo ancora in epoca preconciliare, conciliare, perché il Concilio Vaticano II cominciò nel 62 e lei stava per diventare rettore del seminario, sì, del 63. Una mattina di giugno mi chiamo il vescovo e mi disse, sempre Telesforo Scioli, finisce il tuo servizio a Laterina e andrai rettore del collegio Serristori. Io tutto prima Castiglion Fiorentino, ecco, del collegio Serristori, perché ero stato a trovare un giorno
il rettore, che era Don Piero Cheli, che si trovava, che sarebbe venuto proposto alla Terina, perché cambiò il proposito, che divenne vicario generale, e dicevo: tutto fuorché il rettore di questo collegio. No, io pensavo, e invece Vescovo mi disse di andare lì. Alcuni alunni avevano quasi la mia età, perché avevo 26 anni, erano 120 ragazzi, ragazzi e giovani, e anche quelli sono anni che ricordo anche con le loro difficoltà, con le fatiche, ma anche con molta simpatia, e anche oggi conservo molti buoni rapporti con gli ex alunni del tempo. E poi il seminario di Arezzo. Tre anni anche allora. Ancora mi chiama, giovani, e in questo caso. Mi chiama il vescovo, sempre una mattina. Dice, allora, quando arrivavano le telefonate del vescovo, lei si preoccupava. Sì, no. Veniva ogni tanto al collegio il vescovo, veniva. E quindi mi disse che era fra il rettore del seminario. Diocesano. Abituato anche alla vita del collegio. Sì, mi stava... più faticoso diventare rettore del seminario, mi creava anche un pensiero maggiore, perché era la cosa più delicata, però ormai ero abituato a quella forma di vita anche da tre anni, e la vita del collegio Sera Storia Castello Fiorentino, e invece il periodo poi fu lungo, perché sono stati 15 anni, furono gli anni belli, esaltanti del Concilio, esatto, Vaticano lì. II, che era iniziato l'anno prima, nel 62, Papa Giovanni XXIII, e quindi furono anni molto fecondi, ma furono anche gli anni poi del cambiamento, e furono anche anni difficili, il 68, del quale, almeno da parte mia, non sempre si viveva gli aspetti del 68, sia positivi che negativi. Forse non ce ne accorgevamo. Certo. Però il mondo cambiava. Stava cambiando. Il mondo giovanile, e velocemente anche. Il mondo giovanile cambiava rapidamente. E forse nei seminari non subito si colse questo cambiamento. Un po' mi aveva aiutato l'esperienza del collegio, per cui certe forme che in seminario erano rigide, perché la forma di vita del seminario era quella del monastero del 1200. Una disciplina rigida e severa. Al collegio era un po' diversa, e vedevo che si campava lo stesso, che i giovani si potevano formare anche con una disciplina meno severa, però forse nei seminari non si colse. Quello che cosa chiedevano i seminaristi di allora, lo ricorda? Sì, chiedevano una maggiore partecipazione. Già questa maggiore partecipazione era stata intuita bene da Papa Pio XII, il quale aveva scritto una lettera sui seminari chiamata Menti Nostre, e faceva vedere anche certe aperture sagge, che ormai erano opportune, sia di dialogo, sia di aiutare maggiormente i seminaristi nella responsabilità. Non è che la formazione che avevamo avuto era una formazione cattiva, perché se anche le regole erano rigide, però c'era la sapienza poi dei nostri superiori, c'erano tanti momenti belli anche di festa nei seminari, io credo che c'era anche sostanziale libertà, però ormai certe forme stavano cambiando. Ma cosa era successo? Ecco, questa lettera fu data a tutti i seminari, e furono ristampate le regole del nostro seminario. Cosa fecero? Misero all'inizio la lettera del Papa, e poi il regolamento, ecco, come era quello prima, pari. Ecco. E noi che si facevano da seminaristi, cosa facevano i seminaristi? Leggevano la prima parte, poi dicevano: ma la seconda non è in quel modo. Ecco, quindi un periodo di una certa fatica, di un certo travaglio per tutti i seminari, e anche di forte diminuzione di annulli. Ma anche per voi sacerdoti cercare di recepire tutto questo. Però mi pare che il nostro seminario
anche per la presenza assidua del vescovo Monsignor Cioli, resse, ecco, perché il numero rimase sempre un numero buono e anche per esempio la formazione andò avanti abbastanza serenamente, con le fatiche di quel tempo, le fatiche del 68 che non vanno Questo è un momento di dimenticate, passaggio passaggio epocale, epocale, veramente epocale, epocale, epocale. epocale. Il Concilio Vaticano, per un Per un verso, è verso un... aspetti positivi, eccetera, Esatto, e il 68 con gli aspetti anche il 68 positivi, perché c'era una società. vivacità, c'era ricerca di dialogo, però c'era anche poi un po' la contestazione, quindi Certo, quelle una cose che chiesa che dobbiamo cambiava, una cambiava, società che cambiava. cambiava. E di cui non sempre si avvertivano Il cambiamento in cambiamento, corsa, quindi cambiamento. anche viverlo, quindi anche una responsabilità di non Sì, poco sì, sì, conto, sì. Eccellenza, quello di essere la guida Sì. di tanti giovani Sì. Sì, per indirizzare nel modo migliore le però cose. essere guida, ecco, mi sembra, perlomeno come intuizione, l'ho sempre avuta, che se poi ci siamo riusciti, o sono riuscito, non lo so, che la guida deve essere collegiale. Certo. Cioè, il discorso che oggi viene fatto giustamente dal Papa e viene ripreso anche nelle diocesi della sinodalità è fondamentale. Cioè, la sinodalità ci dice che è necessario che ci sia anche uno che è a capo della comunità. E la comunità, Certo. se non ha una guida, cade nel caos, quindi non deve essere nel caos. Non Ma anarchica. il problema è quello della leadership. Chi è il vero leader? Non solamente quello che fa, ma che mette gli altri in condizione di fare. Ecco, quindi allora il coinvolgimento sia del clero, anche in un seminario, è frutto il seminario anche della vita del clero, sia della diocesi, è frutto della vita della diocesi, sia di quelli che sono a presiedere la comunità, ma anche degli stessi alunni, perché qui affrontiamo un altro problema educativo che io ritengo fondamentale ed è quello del padre e del figlio, cioè non ci sono solamente padri, ma ci sono anche figli e i figli sono anche coloro che possono educare i padri. I figli educano i genitori educano i figli, ma anche i figli educano i genitori, quindi credo che il seminario deve essere questo momento forte di collaborazione fra i cosiddetti superiori, gli educatori e gli alunni. È non sempre un cammino facile, ecco, Certo, come non facile. lo è tra Però padre e figli, è il esatto. cammino fondamentale della Chiesa, perché il cammino della Chiesa è quello della Trinità. Recentemente è uscito un piccolo libro prezioso, dice Trinità in esilio. Cioè, c'è un tema che noi non affrontiamo, quello della Trinità, normalmente quando si arriva alla festa della Santissima Trinità un prete sente la difficoltà di fare l'omelia e il popolo di ascoltare quella omelia, eppure è ciò che distingue il cristianesimo da ogni altra religione, Certo, è la Trinità. Questo assolutamente. rifluire del Padre, del Figlio e Spirito. dello Spirito, ecco, quindi è questo rifluire. Penso allora anche al sinodo che viene celebrato ad Arezzo in questo momento, ed è un momento molto importante, la celebrazione del sinodo. Più importante, siccome io ho fatto il sinodo a Fiesole, è lo stile sinodale, cioè ecco, questo rifluire, che è un aspetto molto importante, un aspetto molto bello, un aspetto che talvolta è anche difficile perché mette a nudo i pastori e il gregge, ma la vita è fatta in questo modo, perché è fatta a modello della Trinità Santissima. Parliamo del sinodo, andiamo un po' in argomenti sparsi. Lei ha fatto l'esperienza del sinodo con la chiesa di Fiesole, è durato 5 anni, no? Circa dall'87, insomma, 92 circa 5 anni. Papa che quando venne nel 86 a Fiesole auspicò di fare il sinodo. E fu un momento molto bello, poi con la conclusione anche di una lettera da parte sua. Ecco, lei più volte ha messo in rilievo il passaggio tra sinodo, camminare insieme, e il pellegrinaggio. Ecco, ce lo vuole illustrare un po'.
la differenza tra camminare insieme e il pellegrinaggio. Pellegrinaggio che talvolta, anzi, senza talvolta, spesso ha bisogno anche di alcune soste di rifornimento. Sì, ritengo che il pellegrinaggio è un momento molto importante. Dunque io, dopo 15 anni di rettore del seminario, sono stato 3 anni vescovo ausiliare di Arezzo, Cortona, San Sepolcro, residente in Cortona, era in questo modo la mia nomina, perché stava avvenendo il cambiamento nella diocesi di Cortona, sì. Quindi l'unione, per cercarlo di farlo in un modo abbastanza morbido questo passaggio. Poi sono stato nominato vescovo di Fiesole, dove a Fiesole io ho incontrato anche padre Rodolfo Ciattoloni, che poi oggi vescovo di Grosseto, qual era guardiano del convento che poi è confinante con l'episcopio di Fiesole. E abbiamo cominciato a riflettere su pellegrinaggi, sia quelli brevi all'interno della diocesi, perché ogni anno facevamo diversi pellegrinaggi, e poi questi pellegrinaggi anche di più giorni, 8-9 giorni, e cominciando dalla Terra Santa. Ecco, ritengo che il pellegrinaggio sia un segno molto importante, un momento molto importante, perché aiuta a riflettere, a pregare, a stare insieme, e ci ricorda quello che è il senso della nostra vita, che è un cammino, ed è un cammino insieme. E il sinodo cos'è? È un cammino ed è un camminare insieme. Per cui ho detto, è importante sì il momento celebrativo del sinodo, sono importanti i documenti del sinodo, è importante il libro sinodale, ma io più volte ho detto che è importante poi che ci sia lo stile sinodale che si riflette nel cammino della nostra vita. E il sinodo è ogni giorno della nostra vita. Dicevo questo, c'è quel sinodo feriale. Non è l'aspetto... Dico, c'è quel sinodo feriale che deve realizzarsi nei nostri rapporti, nei nostri contatti, che nella vita di un vescovo si realizza nelle visite pastorali, ma anche in quella visita pastorale che non è quella cosiddetta canonica, ma che avviene nei contatti continui che ha con la diocesi. Nell'incontro con l'altro, nell'incontro, nella relazione continua. E che poi la Trinità, torna esatto. Sempre il discorso della Trinità. Infatti, tutto perché torna. La Trinità è relazione. E se per un istante solo, il padre si distraesse e non fosse in relazione col figlio, il figlio si distraesse e non fosse in relazione con il padre, lo Spirito Santo, e anche il padre non fosse in relazione con lo Spirito Santo, il mondo cadrebbe nel nulla. Se mancasse questa relazione, il mondo cadrebbe nel nulla. E qui questo dice quanto è importante la relazione all'interno dei rapporti umani, ma anche all'interno dei rapporti ecclesiastici, ecclesiali. Assolutamente. Questo è un invito anche che facciamo nostro per vivere appieno anche questo momento a cui ci stiamo preparando a vivere. Di grazia, è assolutamente un momento di grazia. Il momento di grazia è anche un privilegio storico il poterlo. Per cui anche il sinodo non concluso del vescovo Telesforo Scioli, come ha ricordato anche in San Francesco il nostro vescovo Riccardo, però è stato un sinodo. Assolutamente. Perché questo discorso del dialogo, del camminare insieme, lo ha fatto. Sì, ed è questo importante. Poi la norma in qualche modo anche quella, è importante, anche però ecco quello che dice perché lei, è importante il camminare. Camminare. Qui, ecco. Sì, perché poi c'è il mistero della Trinità, ma c'è anche quello dell'incarnazione. E quindi le cose poi vanno anche incarnate in una norma, vanno incarnate anche in un testo, vanno incarnate in quelli che si chiamano anche decreti, ma ci vogliono tutti e due questi che sono misteri fondamentali della nostra fede. Il 1978 è un anno importantissimo per lei. Era la mattina del 25 novembre del 77, era anche canonico. Ecco. E come ogni buon canonico, la mattina andava a coro, c'era il coro dei canonici, cioè ci trovavamo in Duomo, la liturgia delle ore,
e poi c'era la messa, era una cappella della Madonna del Ecco, Conforto. quindi era ad Arezzo. Era ad Arezzo, la mattina del 25 novembre, e stavo lì in coro, pregando. Viene il sagrestano e mi dice: ha telefonato il vescovo che passi da lui. Va bene. Allora, e dopo fu finita la messa, era alle 9, verso le 9 e tre quarti. Io vado da Monsignor Cioli: mi senti, domani tu devi andare a Roma e devi recarti al numero 10 di Piazza Pio XII. Piazza Pio XII è quella davanti alla Piazza San Pietro, dove ci sono le varie Antistante congregazioni Cioli. della Santa Cecilia, il numero 10. Ti presenti, dice che sei così. Ora io, Detta così. era così, ma capì che c'era qualche cosa, perché il numero 10 sapevo che era la congregazione dei vescovi, Era un però numero significativo. significativo. Però il vescovo non mi disse altro, mi disse: tu devi presentarti, Puntuale. puntuale, eccetera. Prende il trenino o va in E macchina? prendo Ecco. in macchina, mi accompagna un sacerdote del seminario. La mattina dopo si partì. E io mi presento e mi fanno parlare con il cardinale prefetto della congregazione, che era il cardinale Sebastiano Baggio. E qua mi disse: sa, dice, lei è stato il Papa Paolo VI, desidera che diventi vescovo ausiliare di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, perché Monsignor Franciolini Giuseppe, che era vescovo da 32 di Cortona, è ormai età avanzata, quindi sta avvenendo il passaggio e lei deve fare un po' da tramite, insomma, in questo passaggio. Io rimasi un pochino anche turbato, tant'è vero che lui la prese come se io fossi un po' mortificato che, insomma, dovevo fare il vescovo ausiliare a Cortona. Invece lei No, era semplicemente dice, sotto shock. ma dice, non si impaurisca, dice, perché sa, poi dice, se lei fa bene vuol dire Farà che carriera. no, non disse proprio così, non lo so questa parola, che non si deve usare, ma Scherzo, dice, poi dice, naturalmente. potrà avere anche una diocesi, così, non è questo il problema, Adesso era semplicemente sotto semplicemente shock. lì, e poi mi sentivo giovane, insomma. E allora avevo 43 anni, insomma, quando Giovanissimo avvenne proprio, questo giovanissimo. fatto qui. Poi tornai a casa, andai dal vescovo, Che sapeva. sa che sapeva, si svelò tutto il mistero, e lui mi esortò a rispondere e di dire sì, perché non è che lì avvenne che io dissi sì. No, certo. Quindi Fu l'anno risposi successivo, nel che 78, infatti. in una forma anche molto semplice, senza fare tante storie, insomma, che accettavo anche dietro il consiglio di dotazione del vescovo. Poi a quei tempi, per avvenire cambiamenti, ci voleva che ci fosse il consenso anche in base al concordato dello Stato. E allora si capisce perché dal 77 si va al 78. Occorreva il nulla osta, Sì, diciamo così, dello Stato, una sorta, parere insomma, positivo, parere insomma, positivo. parere positivo. Perché siamo nel Quindi il concordato del 21 di 29 dicembre mi ancora. arrivò il decreto del Papa e fu rimandata poi la nomina al 15 di febbraio, il giorno della Madonna del Da conforto. Conforto. Ma quando arrivò il 15 febbraio, la Madonna del Conforto, io chiesi al vescovo che non fosse fatta in quel giorno la proclamazione della nomina, perché disse: importante la Madonna del Conforto, non voglio mettere al centro della festa. E fu rimandata di 3 giorni, Molto il bello da. sabato 18 febbraio, ma la data della mia nomina è proprio 15 febbraio del Quindi sotto la 1978, protezione della la Madonna Madonna del del Conforto. Conforto. E l'ordinazione avvenne l'8 di aprile di quell'anno, ecco. E E sono poi a stato 3 anni. Cortona, In quindi. parte stavo 3 giorni a Cortona e 3 giorni ad Arezzo. Io pensavo che la cosa di Cortona si prolungasse un pochino. Invece arrivò la sorpresa. Sempre ormai il 4 di aprile dell'81, sempre mi chiama il vescovo e mi dice: Sempre guarda, Monsignor dice, qui Cioli.
e dice c'è il Papa Giovanni Paolo II, ecco, è già morto Paolo VI, perché Paolo VI è morto poi dopo pochi mesi della mia ordinazione, il 6 d'agosto proprio del 68, giorno della trasfigurazione. E mi disse dice così la lettera, che il Papa sperava che la risposta fosse positiva e sollecita. E sollecita? Sì, positiva e sollecita. E quindi io scrissi che accettavo, lo ringraziavo e sono andato a Fiesole, dove ho vissuto circa la metà del mio sacerdozio. Il mio sacerdozio di 60 anni l'ho vissuto 29 anni in Arezzo? No, a Fiesole. A Fiesole, circa 29 anni, e poi gli altri 61 ad Arezzo, prima e dopo il periodo fiesolano. A Fiesole fa l'ingresso ufficiale il 6 settembre del 1981. Sì. No, ho detto bene, 81. 81, sì, 81. Sì, la prima domenica di settembre. Fu amore a prima vista con i fiesolani, con la chiesa fiesolana? Sì, la conoscevo già, la chiesa fiesolana, perché le due diocesi non sono sorelle come sono sorelle tutte le diocesi, ma si intersecano l'una con l'altra, in quanto circa metà della diocesi di Fiesole è in provincia di Arezzo, circa metà, perché poi l'altra circa metà è in provincia di Firenze e l'altra parte è in provincia di Siena, quindi conoscevo anche diversi sacerdoti, conoscevo già in parte la diocesi, anche se non pensavo per niente a Fiesole, perché il vescovo era stato inviato nuovo 3 anni prima. Ecco. E quando un vescovo viene nominato 3 anni prima, succede quello che talvolta avviene nelle parrocchie, quando c'è un prete da poco tempo e si sposta e la gente non vuole. E così anche quella volta la gente non voleva che il vescovo partisse. Era Monsignor Simone Scatizzi, faceva anche bene. Tant'è vero che il giorno dopo venne una commissione guidata allora, prima venne il vicario generale, che è poi stato vescovo di Prato, Monsignor Gastone Simoni, e anche lui ora vescovo emerito, e poi venne la commissione a portarmi i saluti, a conoscermi a Cortona, e questi piangevano e dicevano: ma guardate, ora voi continuate a piangere, ora non pensate a me, passeranno ancora diversi mesi e quindi dico poi ci conosceremo, no? Perché io li capivo anche un po' nella loro sofferenza, certo, perché il vescovo era bravo, faceva bene, e dopo poco tempo veniva trasferito a Pistoia, quindi anche io non pensavo, anche nemmeno Monsignor Ciolli ci pensava che dovessi andare a Fiesole. Quindi Fiesole è una diocesi bella. Anche Fiesole, come Arezzo, è una diocesi bella sotto l'aspetto del paesaggio, sotto l'aspetto artistico. E tant'è vero che il cardinal Ratzinger, il quale veniva a Fiesole almeno una volta all'anno, una volta mi disse che aveva un grande desiderio, e mi mandai, mi dica Eminenza, quale? Di diventare vescovo di Fiesole, perché è il vescovo più bello, il posto più bello del mondo. Ma ancora non era papa, quindi non era infallibile. Allora, se anch'io dico Eminenza, ho un desiderio, lui mi disse quale? Di diventare prefetto della congregazione della fede. Quando poi è diventato papa, io nella prima visita di Limina, venuto qualche mese dopo, glielo ricordai. Dico, gli dissi: no, se non erano santi desideri, perché lei è diventato papa. Babà, io sono rimasto dove ero. Quindi una diocesi molto bella, ma anche per molto la sua tanta storia, una forte tradizione, anche religiosa, umana, e anche sotto l'aspetto sociale. Quindi
io sono grato al Signore di essere stato vescovo di questa chiesa, della quale mi sono sentito vescovo, quindi padre, pastore, ma anche mi sono sentito figlio, perché io ho ricevuto molto, insomma, dalla diocesi di Fiesole. Ecco, io credo che un vescovo dà, ma nello stesso tempo riceve. Ecco, sempre torno al discorso trinitario: dare e ricevere, ricevere e dare insieme. C'è un momento particolare che ricorda con un affetto profondo a Fiesole? Ma io, specialmente ora che sono emerito, penso spesso sia alla diocesi di Arezzo, ma alla diocesi di Fiesole, quindi ricordo fatti, avvenimenti, ma soprattutto le persone. E sono tanti, tanti i momenti che ricordo con grande affetto. Noi ricordiamo un momento importante, anche quello in cui durante il pellegrinaggio poi abbiamo dato origine alla Fondazione Giovanni Paolo II. Quello fu un momento molto importante sia per noi, eravamo 600 pellegrini fiesolani. Ne parliamo, tanti, era il 1997. Lei non ci credeva tanto a questi viaggi in Terra Santa che alcuni sacerdoti... Io non ci credevo perché ero stato educato anche da un libro che si chiama L'imitazione di Cristo. Il quale libro dice: quelli che fanno molti pellegrinaggi raramente si santificano. Ecco. Quindi i pellegrinaggi... Smentito abbondantemente. Quindi i pellegrinaggi si facevano. Però questi grandi pellegrinaggi che poi abbiamo fatti molti, almeno ogni 2 anni, un pochino mi... Insomma, non era troppo convinta. Dico quello di un giorno, bello, sì. Si facevano grandi pellegrinaggi, anche di un giorno. Uno grande si fece insieme con la diocesi di Arezzo nell'anno 2000. Eravamo 19.000 persone, sono tante 2 diocesi, treni, pullman, tanto è vero che il Papa Giovanni Paolo II ci diede un'udienza tutta per noi in piazza San Pietro, e non di mercoledì ma di sabato. Tanto quindi, era grande sì, il numero. Quindi i pellegrinaggi ritengo che sono importanti, però avevo anche questa frase del libro della imitazione di Cristo. Sempre il padre Rodolfo Cetoloni, ancora non vescovo, scriveva, non vescovo ancora. Che io chiamavo il mio guardiano, perché stava in alto, e diceva: facciamo il pellegrinaggio in Terra Santa. L'aveva già fatto anche Arezzo, e questo pellegrinaggio in Terra Santa qualche un anno o due prima. Ricordiamo che Rodolfo guidato, Cetoloni li faceva sempre, di continuo. Sì, ma anche questo pellegrinaggio abbastanza grande di Arezzo l'aveva guidato padre Rodolfo. Ecco. Padre Rodolfo. E quindi noi andiamo, facciamo questo pellegrinaggio, che ripeto era un pellegrinaggio dell'11 Pullman. Quindi le cronache ricordano che lei, incredibilmente pignolo, vuole sapere tutti sì, i particolari, pari, dove sì, si va, pari, dove si va, tutto sì, sotto controllo. Sì, sotto controllo, però con la responsabilità dei singoli. Responsabili dei singoli, anche se una volta li dovete richiamare, perché qualche volta le guide stanno troppo puntigliosamente sui sassi della Terra Santa e meno sul Vangelo. E dicevo: allora, qui si parla più di Vangelo che di sassi. No. Bravo, questo, tanto sì, per chiarire perché il concetto. La gente, dico, perché poi se noto con tutti questi sassi sì, e anche con tutte queste date, la gente non si ricorda sì, di niente. Dico: più Vangelo. E quindi alla sostanza, un certo, bellissimo pellegrinaggio. Che poi ecco, suscitò grande entusiasmo, perché la domenica... ci racconti tutto, perché... 25 di agosto, ecco, noi abbiamo sfondato quello che era il blocco da Gerusalemme a Betlemme. Erano 40 giorni, 40 giorni, in cui c'era il blocco... non formato dal muro, allora il muro non c'era, certo, il blocco formato dai soldati israeliani che impedivano di entrare a Betlemme. Quindi anche tutti i pellegrini che avevano deciso di compiere il pellegrinaggio in Terra Santa non potevano passare, andare oltre, dovevano fermarsi a Gerusalemme. Noi abbiamo fatto il pellegrinaggio classico, quindi prima la Galilea, poi della Galilea. Siamo scesi verso Betlemme per poi andare a Gerusalemme, e siccome il pellegrinaggio avveniva nell'imminenza dell'anno santo dell'incarnazione,
il cuore, il centro del pellegrinaggio era un po' Betlemme, certo. Sapendo che poi pellegrinaggio al centro di Gerusalemme, ma insomma era Betlemme. Quindi noi la domenica sera del 25 agosto siamo arrivati, questi 12 pullman, davanti a questo blocco che impediva a pochi chilometri, a 2 chilometri circa da Betlemme, di entrare nella città. Quindi c'erano soldati, c'erano le camionette, non si poteva entrare. E noi abbiamo inizialmente cercato di dialogare con questi soldati. Noi siamo pellegrini, siamo venuti a Betlemme e vogliamo andare a visitare il centro, il luogo dove è sorta la nostra fede, avevamo come slogan a cui tutti siamo nati. E questi, non è possibile, cosa facciamo? Ora, quando si va in Terra Santa, noi si fa la celebrazione dei luoghi santi secondo il giorno che vengono ricordati. Quindi se si va a Betlemme anche di agosto, noi facciamo le celebrazioni del 25 dicembre. Non si può entrare, si toccava quasi Betlemme. Sono scesi tutti i pellegrini dai 12 pullman, avevamo tutta l'attrezzatura perché era un pellegrinaggio grande anche di altoparlanti, no? Certo. E si sono aggregati altri 400 pellegrini, quindi eravamo un migliaio di persone, sia francesi che di Pordenone, altri pullman, e quindi abbiamo cominciato a fare la liturgia della notte di Natale. Dopo che avevamo parlamentato per circa un'ora, abbiamo fatto questa liturgia, quindi abbiamo cominciato: venite fedeli, adesso fideles, poi certo. Nel nome del Padre, sì, le letture della notte di Natale. Non c'era posto per loro, io ho fatto l'omelia, e non ci fu posto per loro, non c'è posto per noi, ma però qui è nato Gesù, quindi non fu accolto, e attualizzando anche la circostanza che vivevamo e la tragedia della divisione di questi due popoli. Poi la preghiera dei fedeli, eccetera. E al momento della pace siamo andati a dare la pace a tutti questi militari. Shalom, shalom, mamma shalom. Intanto aumentava il contingente dei militari perché aumentavano le televisioni. Perché ci venivano una... le televisioni da tutto il Medio Oriente e trasmetteva contemporaneamente il telegiornale in Italia. Ecco. Della sera delle 8. Quindi questa notizia rimbalzò? Rimbalzò, ecco. Rimbalzò subito, direttamente, sia nel Medio Oriente, sia in Italia. E allora il presidente, che è l'attuale presidente, si vede che è eterno questo, e si trovava a Tokyo, e da anche il consolato italiano di Gerusalemme, e cominciò a telefonare un po' preoccupato, perché non sapevano quando noi avremmo terminato anche questo discorso. Si impaurirono forse, dice, questi ora stanno qui la notte. C'era appunto questa televisione che trasmetteva in tutto il Medio Oriente e in Italia. Fu molto amplificato, quindi i mezzi di comunicazione sono importanti. E qualche volta sono anche pericolosi, ma non dimentichiamo quello che dice il Concilio Vaticano II quando dice che sono cose meravigliose. Intermeravigliose. Fra le cose meravigliose c'è anche la televisione. E quindi noi si finisce tutta questa celebrazione, sono passate più di 2 ore, e che si fa? Andiamo a Gerusalemme, quindi cerchiamo alloggio in qualche posto a Gerusalemme, dato che non c'è posto per noi. Certo. E rientriamo nei pullman, stiamo per entrare nei pullman, quando avviene da Tokyo l'avviso del presidente di poter entrare a Betlemme. Ora qui andrebbe vista Betlemme in quella sera, una città spettrale, perché tutti i negozi chiusi. Ora a Betlemme tutti i negozi chiusi, vuol dire senza vita. Senza vita, assolutamente. Nessun pellegrino, la piazza della Natività vuota. E arrivano questi 1000 pellegrini, tutti insieme,
E allora dalle finestre, festa, battere le mani, la gente che esce, ritrovarsi, negozi che si aprono. E noi siamo, alcuni sono rimasti a Betlemme, altri a Gerusalemme, però avevamo la facoltà di poter entrare e uscire quando si voleva. Tant'è vero che quando noi, per esempio, stavamo una giornata a Gerusalemme, davamo i nostri pullman anche agli altri pellegrini che da diversi giorni aspettavano. Ecco. E la sera stessa mi telefona Arafat. In persona. In persona, e ringraziando. Io poi sono stato diverse volte da Arafat anche durante la prima intifada, siamo andati giù noi anche nonostante ci fosse grosso pericolo, insomma, ad andare a Betlemme e ad andare anche nei luoghi più pericolosi. Io nello stesso tempo telefonai allora anche all'ambasciatore presso la Santa Sede di Israele, certo. Perché noi non è che avevamo fatto un gesto contro di rottura contro l'Israele, no? Volevamo essere persone di pace. Poi infatti due giorni dopo io sono stato ricevuto da tutte le autorità di Betlemme e davanti alla Basilica della Natività, nella piazza della Mangiatoia, però poi abbiamo incontrato anche le autorità di Gerusalemme. Ora, questo fatto è chiaro, ha entusiasmato il pellegrinaggio, ma ha entusiasmato anche quelli che erano rimasti a casa, insomma, certo. Nei paesi, hanno suonato le campane, a Fiesole, eccetera. Quindi che bello. Siamo tornati, ma siccome durante il pellegrinaggio avevamo riflettuto molto che noi andavamo in Terra Santa per incontrare Gesù, ma Gesù totale, cioè Gesù che è vivo anche oggi, e non solamente nella parola, nei sacramenti, ma anche nella gente, tornati a casa abbiamo continuato questa riflessione e abbiamo detto cosa si può fare, ecco, per questa gente, in particolare per i bambini, i Gesù bambini di oggi di Betlemme, perché c'è Gesù bambino, ma ci sono anche i Gesù bambini di Betlemme, ed è cominciata così allora la Fondazione Giovanni Paolo II, che prima di tutto ha avuto attenzione verso Betlemme, la Terra Santa, quindi comprende sia la parte della Palestina, lo Stato palestinese, come lo Stato di Israele, ma che poi si è allargata al Medio Oriente e anche oltre il Medio Oriente. Perché fu scelto il nome di dedicarla proprio a Giovanni Paolo II? Perché era il pontificato di Giovanni Paolo II, questo, e quindi lui si era speso molto anche per questo dialogo, come dimostrò poi quando avvenne anche l'occupazione della Basilica della Natività, sì. In quanto il Papa aveva dato ordine che ogni giorno l'Osservatore Romano pubblicasse, primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, quarto giorno della pubblica. E poi lui stesso si metteva in contatto con padre Ibrahim Faltas, che guidava un po' lì, un po' portavoce, ma che era chiuso dentro era la Basilica della Natività, e il Papa si metteva in contatto, quindi lui aveva speso molto per il dialogo, insomma, anche con questo mondo difficile, separato della Terra Santa e del Medio Oriente, quindi ecco. Quindi in quell'agosto del 1997 questo gruppo di pellegrini, un nutrito gruppo di pellegrini, grosso pellegrinaggio, ecco, riuscì a rompere sì. Questo muro, sì. Andò oltre e il mondo intero lo seppe. Sì, anche tutti i giornali palestinesi riportavano questo avvenimento, e mi ricordo che eravamo vicino alla Basilica del Santo Sepolcro e c'erano dei ragazzini con in mano il giornale e c'era la fotografia del padre Rodolfo, e gli presentavano: guarda, guarda Buna,
col giornale, sì, no, la cosa è risonanza a tutta la stampa, certo, oltre che nella televisione. Il vescovo di Fiesole, con che sentimento tornò a casa dopo questa esperienza? Sì, no, con molta gioia, ma anche con il desiderio di continuare l'impegno, insomma, perché un pellegrinaggio, se è un'esperienza vera, autentica, come ogni esperienza religiosa, si può continuare nella vita. Dice una preghiera, che noi recitiamo spesso anche nel Messale, di tenere nella vita ciò che abbiamo gustato nella fede. Ecco, fu un'esperienza forte di fede, fu un'esperienza forte di fraternità, fu un'esperienza forte di comunione, perché anche 400 persone che pregavano insieme. Avevamo momenti in cui ogni pullman faceva la sua celebrazione, aveva i suoi momenti, perché se no non era possibile. Ma riempire queste basiliche, introducemmo per la prima volta anche la processione, che continua ancora, della Fiaccolata a Nazareth il sabato sera. E vedere per la prima volta a Nazareth questa fiaccolata, o flambeau, eccetera, che continua ancora dopo vent'anni, e suscitò in noi tanti sentimenti, ma ecco, soprattutto si trattava di portarli nella vita. E avevamo la fortuna di incontrare persone che capirono questo. Uno fra questi è Angelo Rossi. Angelo Rossi, che allora sindaco di Prato Vecchio, e lui disse: ma allora qui dobbiamo noi continuare questo discorso. E prima in maniera informale, perché si lavorava nella casa di Angelo Rossi, era lui e un'altra persona e basta. Prato Vecchio, perché faceva parte della diocesi di Fiesole, in Casentino. E dopo 10 anni, e anche dietro pressione della Conferenza Episcopale Italiana, abbiamo dato origine alla fondazione, ecco, Giovanni quindi Paolo dal 2007, quindi 2007, 10 anni. Abbiamo ricordato un po' di pochi mesi fa. I 20 anni come i 10 anni, della fondazione, che sono importanti. Ecco, di cui lei è presidente. Sì, sono presidente. Essendo allora il vescovo di Fiesole, non potevano fare che presidente in questo momento. No, però... battute a parte, è una realtà... Sì, però importante oggi, molto piccola importante, ma molto importante. Ma molto, molto importante. E anche con apprezzamento, perché siamo riconosciuti dalla Santa Sede. Quindi noi facciamo parte della congregazione delle chiese orientali, siamo riconosciuti dallo Stato italiano, siamo riconosciuti dallo Stato palestinese, siamo riconosciuti dallo Stato di Israele e anche da altre realtà. Quindi anche questo dialogo che abbiamo nel riconoscimento fra lo Stato di Israele e lo Stato palestinese. E abbiamo anche considerazione, perché i momenti anche sotto l'aspetto economico sono difficili. Noi siamo una fondazione che non ha niente di patrimonio, abbiamo solamente questa sede a Betlemme e la sede di Prato Vecchio, ma poi noi quello che realizziamo lo diamo tutto alle varie realtà, per i vari che progetti. Sono questi luoghi, quindi sì, non sono proprietà nostre. E non abbiamo un patrimonio che ci rende denaro, e per fare queste opere ci vuole la fede, ci vuole il buon Gesù, ma ci vuole anche il denaro. Diceva la grande Teresa d'Avila, la grande mistica: io con il buon Gesù posso molto, io con il buon Gesù il denaro posso tutto. Quindi noi siamo, io lo dico spesso, come dei frati mendicanti, e dobbiamo chiedere il supporto. E ce lo dà la Conferenza Episcopale Italiana, certo, dall'8 per mille una parte, ma soprattutto sono anche le elargizioni di tanta gente, privati, e anche di altre realtà sociali, province, comuni, ora un po' meno perché hanno maggiori difficoltà economiche, però nonostante la crisi, ancora grazie a Dio,
ecco, possiamo operare costantemente, ecco, in questo mondo. All'inizio della nostra chiacchierata abbiamo parlato dei bambini, no? Di lei bambino, Civitella, e ha detto, ricordava i bambini della Siria, dove adesso l'impegno della Fondazione è particolarmente forte, particolarmente significativo. Questo tema dei bambini ricorre spesso nella tematica, nell'impegno della Fondazione Giovanni Paolo II. E l'impegno verso i giovani ricorre un po' in tutta la sua vita come persona e nell'impegno come sacerdote, come pastore, l'attenzione ai giovani. Se è vero che i bambini e i giovani sono il futuro della Chiesa e dell'umanità, non è possibile fare diversamente. E anche ricordando però le parole di Gesù, qualunque cosa avrete fatto a uno di questi miei più piccoli fratelli, l'avrete fatto a me. Ritorno al discorso iniziale di Betlemme anche, cioè non possiamo noi pensare di incontrare oggi il bambino Gesù se non incontriamo il bambino Gesù che è vivo, che è presente e in mezzo a noi. I salesiani si chiamano province, ispettorie, e l'ispettoria della Terra Santa è dedicata a Gesù adolescente. Ecco. A Gesù adolescente. Quindi c'è, vai a Betlemme, incontri Gesù bambino, poi vai a Nazareth e incontri Gesù adolescente. E mi ricordo le prime volte andando a Nazareth, e mi impressionava la scuola di Nazareth, cioè anche a Betlemme c'è la grande scuola dei frati, no? Che porta i ragazzi, lì abbiamo costruito anche la scuola materna, perché non c'era la scuola materna cattolica e anche come struttura dello Stato a Betlemme, abbiamo fatto la prima opera, una bella scuola materna a Betlemme, moderna, bella, esemplare per tutto il Medio Oriente. Poi, andando a Nazareth, c'è anche lì la scuola dei frati. E la mattina, vedendo questi adolescenti, maschi e femmine, che vanno a questa scuola, ecco, io pensavo a Gesù, adolescente che lì ha vissuto la sua vita. Perché è vero che Betlemme è il punto di riferimento, ma il luogo che a me impressiona di più è Nazareth. Pensare che la Madonna è vissuta lì una vita intera. Mi diceva il sindaco di Nazareth, voi andate tutti pellegrini a Lourdes e fate bene, andate pellegrini a Fatima e fate bene, ma qui la Madonna non è che ci è apparsa, qui c'è vissuta una vita intera, il silenzio, il nascondimento, la vita umile e feriale di Nazareth. E Gesù che ha fatto? È nato a Betlemme, ma poi è vissuto a Nazareth una vita intera, fino a 30 anni, che più di 30 anni anzi aveva Gesù quando ha cominciato la vita pubblica, che poco tempi 30 anni erano tantissimi, tantissimi, nei confronti di oggi molti di più. Quindi Gesù è vissuto lì e lì ha salvato il mondo, già da Nazareth, nel nascondimento di Nazareth, nella semplicità, nel lavoro di Nazareth. Quindi è un fatto impressionante. Quindi a Nazareth vediamo Gesù bambino, Gesù adolescente, Gesù giovane, Gesù uomo, Gesù persona matura, tutto il mistero di Cristo. Quindi a me sempre offre motivi di profonda commozione sostare a Nazareth e pensare che il figlio di Dio ha vissuto in questo villaggio. Dirà il Vangelo, che uno dei primi chiamati afferma, che cosa di buono può venire da Nazareth, la salvezza, la Madonna, San Giuseppe, Gesù, i primi apostoli vengono da quell'ambiente umile, semplice e nascosto. Quindi Gesù bambino, Gesù adolescente, ecco, non dimentichiamo tutti i nostri bambini e tutti i nostri adolescenti. Questa è una bellissima riflessione, questo anche su cui è vero, non si riflette a sufficienza, no? Perché si pensa, poi ripeto, Gesù rimane sempre bambino,
Gesù rimane sempre adolescente e Gesù rimane sempre anche adulto. Quindi, per tutte le nostre età e in tutte le nostre stagioni noi incontriamo il Signore. Che bello, è un'avventura meravigliosa la vita, tutto questo. La vita cristiana è una cosa grande, meravigliosa, meravigliosa, perché l'incontro col Signore. Diceva Sant'Ambrogio, il Signore è tutto, se scompare Lui, che ci rimane? Che ci rimane. E il laico cosa può fare? Come può raccogliere le sfide di oggi? Come essere un buon cristiano, eccellenza? Intanto il sacramento fondamentale è il battesimo. E quindi, tornando anche al discorso sinodale, non ci sono i pastori e basta, che farebbero i pastori da soli. C'è il pastore e il gregge, c'è il gregge e ci sono i pastori. E il pastore senza il gregge non fa niente, il gregge senza il pastore non fa niente. Quindi allora il ruolo dei laici è un ruolo fondamentale nella vita della Chiesa, non solamente perché il numero dei laici è quello più grosso, ed è vero, è così, ma perché siamo la Chiesa, cioè noi siamo qualche volta tentati di pensare quello come un pochino si predicava prima del Concilio. Cos'è la Chiesa? La Chiesa è il Papa, i Vescovi, i preti e i laici. No, la Chiesa è il popolo di Dio, formato Papa, Vescovi, preti, laici, preti, diaconi, Vescovi, preti, del diverso, così, e insieme, certo, insieme, torna al discorso dell'insieme, del camminare insieme, dell'essere insieme. E quindi un laico è una persona che è chiamata alla santità. Il Concilio, quando parla della santità, dice che è una chiamata universale, quella della santità, e che i laici sono chiamati alla santità e sono santi nella misura in cui vivono come laici. Certo. Qualche volta c'è questo errore, insomma, che il laico vuol fare il prete vuol fare il laico, no, siamo insieme. Nella ricchezza, è come un mosaico, insomma, ogni tesserina del mosaico è preziosa, insostituibile. Se lei dovesse oggi indicare il peccato dei nostri tempi, cosa direbbe? Il peccato è l'indifferenza, la tentazione dell'indifferenza umana e dell'indifferenza religiosa. Io credo questo sia il tardo che insidia i nostri tempi, sia la realtà ecclesiale, sia la realtà civile. L'indifferente è nessuno. Io talvolta uso questa immagine che ci sono i monumenti, no? E sono anche i monumenti strani qualche volta che io non capisco. Però grazie a Dio ancora non c'è il monumento all'indifferente. Perché l'indifferente chi è? Nessuno. Nessuno. E quindi dobbiamo cercare di non essere delle persone indifferenti. Perché se uno è una persona attenta, attenta ai valori dello spirito, attenta ai valori umani, allora vince, supera l'indifferenza. L'indifferenza anche nei confronti, prima di tutto, dell'altro che è Dio, ma anche degli altri, di tutti gli altri. Perché noi oggi si rischia di essere accanto all'altro, ma di non avere l'atteggiamento del comunicare, di saper comunicare. Molte volte si parla, ma non si comunica. Non si ascolta, la capacità dell'ascolto, la capacità del parlare, la capacità del comunicare. Mi ha sempre impressionato un fatto che quando ero rettore al Collegio Serristori insegnavo al liceo anche. Non avevo il problema della disciplina perché gli alunni erano miei alunni del collegio, quindi dovevano stare buoni. Qualche volta insegnante di religione ha questa difficoltà. E una volta mi sembrava di aver fatto una bella lezione.
E un ragazzo mi disse: ha ragione, ma non mi convince. Cioè, toccavo la sua testa, ma non toccavo il suo cuore e la sua vita. Ecco, credo questo deve portarci il nostro impegno nel superare l'indifferenza, sapere dialogare, essere capaci di ascolto. Avere tempo per l'altro. Tempo per l'altro, spendere il tempo, saper perdere il tempo per l'altro. Tra qualche giorno avremo la gioia di averla con noi in cattedrale, dove presiderà i primi vespri del 6 di agosto e la celebrazione eucaristica a seguire. Oggi San Donato, il nostro patrono, cosa può insegnarci in una attualizzazione del suo messaggio? Allora, io sono, come vescovo, mi sento totalmente aretino e totalmente fiesolano. Qualche volta, in tempi passati, qualche vescovo, quando entrava in diocesi, che uno fosse entrato a Fiesole, avrebbe detto: io fui fiesolano, aretino, ora sono fiesolano. Io mai ho pensato e detto questo, perché mi sento totalmente aretino e totalmente fiesolano. E ci sono i due patroni delle due diocesi che vengono celebrati a distanza di un mese l'uno dall'altro. Il 6 di luglio viene celebrato San Romolo, presidente, dico il patrono di Fiesole, della diocesi di Fiesole. Il 7 d'agosto viene celebrato San Donato. Io il 7 di agosto del 1981 che diede il saluto alla diocesi di Arezzo, e Monsignor Cioli mi ringraziò molto, perché avevo incrementato il culto di San Donato. Quindi io credo che il patrono è una cosa molto importante, perché il patrono è quello che ci protegge presso il Signore, cioè è importante, ma è anche un segno e ci offre un grande messaggio. Perché, come diceva Sant'Agostino, venerare i santi, ma poi non accogliere il loro messaggio, sarebbe una cosa inutile, anzi dannosa. Allora dobbiamo celebrare ogni anno con grande gioia la festa di San Donato, e fa piacere vedere che tanta gente, certo, fino dalla vigilia, sì, sì, partecipa, anche in aspetto folcloristico, i fuochi, certo, e tutte queste cose ci stanno molto bene, no? Non dobbiamo scandalizzarci di questo, ma è un segno anche di segno festa, di, no? Festa, di grande festa. Anche Gesù partecipava alle feste, tant'è vero che lo accuseranno di essere un mangione e un beone. Quindi la festa in tutti i suoi aspetti è importante. Però accogliere il messaggio di Donato, che è il pastore della nostra chiesa di Arezzo, Cortona, Sansepolcro, il quale continua il suo ministero attraverso i vescovi. La diocesi di Arezzo è una delle poche che in Italia possiede i dittici completi. I dittici completi è l'elenco esatto dei vescovi, che va dal primo vescovo San Satiro fino al vescovo di oggi. Quindi noi pensiamo con gratitudine a questa bella serie di vescovi che giunge fino al nostro vescovo, l'arcivescovo Riccardo Fontana, e quindi la festa del patrono e anche la festa del vescovo, no? Quindi allora, l'affetto, la gratitudine a tutti i nostri vescovi e al vescovo di oggi, ma può sentirci anche impegnati ad essere il gregge che ha come modello di Cristo, grande pastore, San Donato, il quale dà la sua vita per la sua gente. Ora io ho il testo che si legge nella messa di San Donato, non perché ero bravo, ma che tocco a me, l'ho composto io. E quindi conosco bene il testo della messa di San Donato. E quindi dice il testo che il santo, sotto l'influenza dello Spirito Santo, si è donato ad ogni opera buona. Ecco, ogni aretino deve, sotto l'influenza dello Spirito Santo, secondo il proprio carisma, secondo le proprie attitudini, secondo le proprie circostanze di vita, deve dedicarsi ad ogni opera buona. Eccellenza, credo che questa sia la cosa più bella, sì, con cui possiamo concludere questa lunga chiacchierata, di cui la ringrazio molto.
e abbiamo ripercorso in un poco più di un'ora 60 anni di ministero sacerdotale. La ringraziamo davvero tanto per tutto. Ringrazio lei, ringrazio te e San Domenico, e anche per questo servizio che fa in un modo intelligente, sapiente nel nostro tempo, moderno anche questo servizio, e auguro veramente che, come dice il Concilio Vaticano II, sia fra le cose meravigliose della vita aretina. Tutti assieme, grazie, in questa direzione. Grazie, 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 grazie davvero. Grazie amici telespettatori, a presto.